Buongiorno a tutti, passiamo ad ascoltare Diana Ancudinova. Ancudinova, non so quale sia la pronuncia corretta, ditela nei commenti. Mi avete suggerito questo video che è tratto dalla colonna sonora di Dune di Hans Zimmer, che sappiamo che insomma, è un autore con i coglioni, diciamo così. Ovviamente il film Dune lo conoscete un po' tutti, no? È ovviamente un movie di fantascienza. Classico, a me piace molto, e qui questa Diana Ancudinova dovrebbe avere intorno ai 21 anni, credo, in questa performance live, ci canta, tra virgolette, questo brano della colonna sonora. Conosciamo le doti canore, di questa incredibile cantante, vediamo un po'. Qui c'è anche un'orchestra molto nutrita, vedo i violini, vedo un sacco di strumenti, quindi sarà una cosa epica. Vediamo un po'. La ripresa è fatta da uno spettatore, vedo, quindi anche l'audio sarà quello che sarà. Se metto in pausa un attimo, ma non avevamo mai sentito Diana cantare così effettivamente. Voi immaginate quanto fiato, che potenza ci vuole per emettere appunto un suono così potente, quanta aria deve passare tra le corde vocali per tutti quei secondi? Vediamo, vediamo. Un attimo. Avete visto come utilizza molto bene i muscoli del viso, no? Come apre la bocca, come muove molto le labbra, perché il movimento di questi muscoli cambia il suono e le permette anche di produrre un suono così potente. Non tutti sono in grado di fare una cosa del genere. Ovviamente, come sapete, Diana si dice spesso ha una voce che sembra quasi aliena, tanto è bassa, no? Per una donna in alcune tonalità. Beh, in un movie di fantascienza è l'ideale, forse, come cantante. È incredibile. Vediamo un po' dove andiamo a finire. Avete sentito che bell'ingresso dei tamburi? E questi suoni ovviamente sono molto arabeggianti, almeno per noi occidentali. Infatti, se dovessimo guardare alle immagini che ci vengono in mente, diciamo così,
inconsciamente, d'istinto, ci viene in mente il deserto. In effetti, dietro all'orchestra vedete che spuntano delle piramidi. No, un bel set questo, ben studiato, ovviamente. L'orchestra è. Però immaginate anche quelli dell'orchestra che stanno suonando con una cantante del genere, così precisa. Noi stiamo ascoltando la registrazione di un telefonino di uno spettatore, quindi non un sistema di amplificazione e di registrazione professionale, eppure quanto è precisa la voce. Quindi immaginatevi quelli dell'orchestra che devono stare attenti a non sbagliare, perché sbagliare sotto una voce del genere, insomma, non è bello, eh? Vediamo un po' come prosegue. Scusate se metto in pausa, ma scommetto che state tutti guardando Diana. Cioè, vedete, un'orchestra meravigliosa, una musica eccezionale, la violinista, bellissima ragazza anche lei, le luci, tutta una serie di cose che potrebbero attirare la nostra attenzione, ma sono sicuro che chiunque di voi, come tutto il pubblico, sta osservando Diana, che è una performer nata, nonostante la giovane età. Ma era già così da piccola, per quelli che sappiamo, quindi niente da dire. Professionista veramente. È proprio dentro il personaggio ed effettivamente ci fa vivere anche le emozioni della musica in questo modo. Pensate a quanti grandi artisti, grandi cantanti, sono tra i più apprezzati al mondo, pur non essendo tecnicamente i migliori, magari perché hanno, come in questo caso, una presenza scenica eccezionale, perché ti fanno vivere anche emozioni riguardanti a quello che stanno facendo, alla loro esibizione, alla musica, non solamente con la voce. Diana ha anche una tecnica eccezionale, oltre a una voce penso unica, quindi master.
dire, è eccezionale lo spettacolo. Beati quelli che, che erano lì in quel momento a godersi lo spettacolo. O come al solito, Diana ci stupisce e fa un'altra cosa eccezionale. Quindi ottimo, grazie per avermi mandato questo link. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Se avete altri suggerimenti, mandate, che io guardo volentieri tutti i video. E scrivetemi. Ci vediamo presto. Ciao ciao.